That's the sound of sunshine coming down. Il battito del sole. That's the sound of sunshine coming down. Scivolo sotto un cielo limpido. Seguo l'urlo libero. Siamo svegliati verso le 5, per fare colazione alle 5 e mezza. Vincent ci ha preparato uova, salsicce, marmellata, fatto biscotto, insomma una colazione buonissima. E alle 6 eravamo nell'auto con Jerry, la nostra guida, che ci ha portato fino a Suor Gorongoso. Stiamo congelando nel cratere del Gorongoro, stiamo scendendo giù, praticamente siamo saliti dall'ingresso, abbiamo fatto le salite nella nebbia per arrivare su in cima e ora stiamo discendendo all'interno del cratere, solo che fa un freddo assurdo. Appena scendiamo verso le 10:30, 11 del mattino, si incomincia a schiarire tutto, il sole illumina la savana, riusciamo a vedere struzzi, elefanti, due rinocerontilontanissimi, un gatto selvatico che ha catturato un topo e se lo mangia, mandri e gnu, zebre, addirittura un leone che aveva appena catturato uno gnu, se lo stava sbranando, e le iene attorno che erano pronte per mangiare i resti. E poi ogni tanto, vabbè, il leone che con la zampata le spaventava e le iene se ne scappavano, avvoltoi che giravano intorno, vabbè, è stato emozionantissimo. Tutta la giornata all'interno del cratere del Gorongoro, siamo arrivati fino alla piscina degli ippopotami, dove c'erano tutti questi ippopotami ammassati con questi uccelli che gli pulivano la schiena. Dobbiamo mangiare dentro in macchina perché gli uccelli, questi uccelletti carini che vediamo qui, vengono per rubarci il cibo, ci graffiano con i loro artigli e ci fanno veramente molto male. Africa, how are you, Miyamba, Africa?
Africa na dunia. Hawa ndiyo simba walio tupigania wa Afrika. Uhuru wakatupatia. Hawa ndiyo miamba wetu si wa Tanzania. Hawa ndiyo miamba wa Afrika na dunia. Hawa ndiyo miamba walio tupigania wa Afrika. Uhuru wakatupatia. Kenneth Kaunda sauti na kupigia. Muammar Gaddafi kofi anakuburia. Samora Masheika Mzuna eyo bote wa Uganda. Afrika inawainua. Dopo questa giornata siamo tornati qui nel nostro camping. Abbiamo cercato di contattare con il negozio che c'è qui fuori qualche souvenir, tipo delle statuette di ebano oppure degli orecchini, insomma vari manufatti artigianali dei Masai. Però questi negozietti sono di solito troppo cari, tengono sempre a venderti in euro, invece tu devi sempre comprare in scilling tanzaniano, non esiste, perché loro poi confondono molto gli euro con i dollari e non si attengono al cambio, non conviene. A che andremo in un villaggio Masai per poter comprare qualcosa direttamente da tutto. Ci vediamo domani, ciao! Molto bueno. I like it very much.